dotato dei servizi sanitari, potremmo ancora di più incrementare i traffici, mi riferisco a chi per trasportare i propri prodotti agricoli deve andare a Salerno, perché lì c'è il centro sanitario per validare le merci, quando invece potrebbe, a due passi, potrebbe venire qui. E quindi abbiamo parlato del mare come opportunità turistica. Io alla dottoressa Agnese Vallerga, che qui rappresenta Italian Cruise Shipping, chiedo innanzitutto qual è stata la molla che vi ha fatto propendere per inserire Taranto nei nostri itinerari. Buonasera a tutti. Diciamo che la molla è venuta direttamente dall'armatore, in quanto ci era stato richiesto di verificare la possibilità di far scalare le proprie navi a Taranto, quindi noi abbiamo detto perché no, assolutamente sì, per cui ci siamo attivati con i colleghi, con il collega Rinaldo del Consortium, e ci siamo attivati qui con l'avvocato prete e siamo riusciti ad organizzare il tutto, e il prossimo anno infatti porteremo una delle navi della compagnia Thompson Cruises qui a Taranto, dove effettuerà 7 scali nella stagione estiva, a partire da maggio fino a maggio. Ci saranno 2 scali a maggio e uno scalo al mese fino al mese di ottobre. Sicuramente abbiamo pensato che Taranto, e ovviamente lo pensiamo tuttora, che Taranto abbia un grande potenziale, innanzitutto dal punto di vista geografico. Se pensiamo a tutto quello che è successo dal punto di vista attacchi terroristici, piuttosto che difficili situazioni politiche in Turchia, piuttosto che nei paesi del Nord Africa, sicuramente Taranto si trova in una posizione geografica molto specifica, in quanto le compagnie di navigazione potrebbero optare di portare le proprie navi a Taranto. Infatti diciamo che come porti riprotetti, in seguito a questi problemi terroristici piuttosto che problemi politici, le compagnie si sono rivolte verso la Grecia piuttosto che sul Italia. Dal punto di vista geografico sicuramente Taranto è anche strategica, in quanto l'entroterra offre sicuramente un sacco di opportunità, se si pensa comunque alla vicinanza con il Livello, alla vicinanza con Matera, alla vicinanza con la costa salentina. La città stessa offre sicuramente delle opportunità, la parte vecchia, io ho visitato la città personalmente nel mese di giugno, ed è una città veramente molto bella, ha un importante museo, il Marta, per cui sicuramente ha modo di poter attirare un turismo di questo tipo. Non molto tempo fa ho letto una slide di una presentazione in cui si diceva ships are destination. Secondo me non deve essere così, le navi non devono essere delle destinazioni. Non so se qualcuno di voi avrà avuto l'opportunità di effettuare una crociera, sicuramente sa che le navi da crociera sono delle vere e proprie città galleggianti. Quindi sicuramente lo scopo di un porto è quello di cercare di attirare il crocierista, il turista, al di fuori della nave. Quindi si devono ovviamente creare dei servizi adeguati, che possono essere per esempio stupidamente i negozi aperti. Può sembrare una cosa scontata, ma non lo è in realtà, perché il porto della città in cui vivo, che è home port delle navi da crociera, della costa crociere, la nave scala la domenica e i negozi sono chiusi. Questo può sembrare scontato, ma come vedete non è così scontato, quindi sicuramente negozi, servizi al turismo aperti.
conoscenza della lingua inglese, quindi operatori che sappiano la lingua inglese. Infatti la compagnia che verrà il prossimo anno a Taranto, la Thomson Cruise, ha un tipo di clientela prevalentemente inglese. Taranto, con il progetto del Falanco, del centro multiservizi, sicuramente si sta sviluppando in questo senso, anche perché ovviamente per un porto la possibilità di avere un terminal passeggeri è sicuramente un punto, un grande punto. In un confronto con alcuni, il tema era il mare come entità valoriale nel territorio. E nel corso di questo dibattito, il consigliere regionale, appunto ospite della sera, ha detto: dobbiamo stare attenti a non innamorarci delle mode, come possono essere le crociere, perché di solito una nave da crociera che arriva in un porto, nel porto, in quel territorio, in quel porto, non lascia economia, perché più delle volte il crocierista poi viene messo su un autobus, caricato su un autobus e portato a visitare, facciamo finta, parliamo della nostra realtà, come diceva lei, Albero Bello, Martina Franca, Grottaglie, Manduria, e Taranto invece resta un punto di semplicemente sbarco in mare. Lei condivide questo pensiero? Lo condivido in parte, nel senso che le escursioni che vengono organizzate a bordo hanno un costo, e hanno un costo anche notevole. Per cui non è vero che è la maggior parte dei croceristi che va in escursione. La maggior parte dei croceristi preferisce farsi l'escursione da sé. Per cui non è, secondo me, ecco, questa affermazione non è assolutamente vera. Il crocierista è un tipo di turismo un po' particolare, nel senso che cerca di non spendere molto, questo è vero, però sicuramente al territorio può portare grande ricchezza. L'Italia, Taranto, ma come tutti i porti, come tutta l'Italia, abbiamo una gastronomia fantastica, tutti gli stranieri ci decantano per il nostro cibo, abbiamo olio, abbiamo vino, quindi possiamo attirare sicuramente i turisti in questo senso. E questo grazie.